bring the action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. Sei titoli mondiali in carriera, nel motocross è un idolo, è Tony Cairoli. Lo ha incontrato per noi Fabio Fasola. Tony, i tuoi avversari, no? Roger De Coster, quelli erano dei miei tempi, quelli di adesso. Dicono sì, sto raggiungendo quasi il passo di Tony, ma mi sembra che il passo di Tony sia ben distante, perché stai macinando alla grande. Ma diciamo che è stato veramente... sono migliorato tantissimo negli anni, sono arrivato ad un punto che adesso mi trovo sia benissimo con tutt'uno col mezzo, anche perché il 350 l'abbiamo sviluppato noi e portato al mondiale, e devo dire che gli avversari anche loro crescono moltissimo quest'anno, hanno un passo anche loro molto buono e mi stanno dando del filo da torcere, però speriamo di essere sempre costanti, diciamo, nel campionato. Ma secondo te chi è l'avversario che potrebbe impensierirti, ma potrebbe forse fra 5-6 anni, perché effettivamente il divario adesso è distante? Ma ovviamente tanti piloti che passano dall'MX2 nella categoria minore all'MX1 fanno ogni anno un bel salto di qualità. Adesso Paulin, il francese che in questo momento è secondo nel campionato, ci ha messo un po', però qualche anno, ma dal passaggio dall'MX2 all'MX1, però quest'anno è molto molto competitivo, si è visto le ultime due gare. E poi vabbè, De Sal è il mio compagno di squadra, De Tiger, che diciamo era quasi un pilota finito tra virgolette, però KTM ha ritrovato consistenza. E poi vabbè, c'è Erlings nell'MX2 che sicuramente, se passa nell'MX1, anche lui è un bel contendente, diciamo, per il titolo. Senti, 350 o 450? Cioè, questa è un po', c'è sempre questa battaglia, no? Se la moto più piccola, centrata più piccola o leggermente più grossa, tu cosa suggerisci? Ma penso che la 350 è una moto più leggera sicuramente da guidare, e ovviamente però il 450 in qualche punto, specialmente a livello amatoriale, magari in qualche punto ti aiuta, perché essendo più potente fai un po' meno fatica ad andare forte, però penso che il 350 sta crescendo molto a livello di potenza del motore, che era una cosa che dicevano che mancava un po'. E con tutti i miglioramenti che stiamo facendo, adesso è un gran bel motore. I prossimi 4 anni saranno sempre firmati Tony Cairoli, da quello che...